rivista Biesi Doc. Dopo un lungo periodo di assenza riprendiamo un po' i nostri servizi. Oggi ci troviamo nel mercato ortofrutticolo di Castellammare di Stabia, una giornata slow food con il nostro presidente Mauro Alvino. Ciao Mauro. Buongiorno a voi. Col comune, con l'amministrazione di Castellammare di Stabia abbiamo firmato un accordo per cui questa esperienza dei mercati della terra, che ricordo poi è uno degli strumenti di slow food di questo movimento che è in tutto il mondo, è un progetto che è presente in tanti paesi nel mondo, siamo riusciti a portarlo anche qui a Castellammare in forma stabile. Cioè ogni quarta domenica del mese i volontari di slow food con i produttori di Castellammare di Stabia, della penisola sorrentina e di tutta la Campania abbiamo questo appuntamento la domenica mattina dalle 9 alle 13. Noi come Mercati della Terra vogliamo portare proprio su strada, a contatto direttamente con i cittadini, quelli che sono i temi di slow food, che sono quelli di una sana alimentazione, di una vita dove l'uomo è al centro, diciamo, dell'attenzione generale e con lui l'ambiente. Il cibo impatta molto sull'ambiente, questo ci dobbiamo ricordare, e possiamo fare molto con le nostre scelte quotidiane. Quando facciamo la spesa tutti i giorni, e la nostra speranza su Castellammare è quella di riuscire a lanciare un messaggio chiaramente ai cittadini, ma anche alla ristorazione, e quindi in questo modo cercare di chiudere un rapporto tra quelli che sono i consumatori, e tra questi chiaramente gli operatori economici, la ristorazione innanzitutto, con quelli che sono i contadini che sono intorno a noi e che noi purtroppo abbiamo dimenticato che esistono. Vicepresidente della Proloco, Giusi Agozzino. Ciao Giusi. Buongiorno a tutti, siamo molto lieti di ospitare la cittadinanza di Castellammare nel mercato della terra slow food, quindi anche noi come Proloco di Castellammare di Stabia avremo sempre il nostro stand qui durante il mercato della terra per la promozione turistica del nostro territorio. E ogni mese avremo qui nel mercato ortofrutticolo questi vari stand di vari contadini. Imprenditori agricoli del settore anche caseario, vitivinicolo, oleario della zona, ma anche di tutta la Campania, perché abbiamo anche delle aziende che vengono dal Cilento e quindi vengono qui a promuovere i loro prodotti di eccellenza nella nostra bellissima cittadina. Gaetano De Stefano, assessore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. È stata fortemente voluta dall'amministrazione, dal nostro sindaco Gaetano Cimino, che è molto attento a valorizzare quelle che sono le eccellenze del territorio e della terra. Quindi spero che comunque la cittadinanza abbia apprezzato fortemente questa iniziativa. Vede coinvolti anche l'associazione Proloco, quindi e le altre associazioni di volontariato presenti sul territorio. Noi crediamo fortemente nella rete e solo attraverso la rete comunque possiamo dare spunto per valorizzare quelle che sono le iniziative e gli eventi della città. Ciao Michela. Salve, buongiorno. L'abbiamo già intervistata all'inizio dell'anno per quella raccolta fondi per il restauro che si trovano all'interno della chiesa di Porto Sacro. Siamo stati anche noi promotori di questa iniziativa. Parlaci un po' di come sta andando questa raccolta. Allora, buongiorno a tutti, siamo molto contenti perché veramente sia con lo slow food che con la Proloco di Castellammare si stanno veramente interessando per questa raccolta fondi. E sta andando a buon fine, abbiamo fatto un piccolo contributo, è già stato fatto il 1 gennaio con alla Lega Navale, insomma anche loro sono stati molto generosi. E qui stamattina ci hanno rinvitato, questa è la seconda volta che noi veniamo, proprio per proporre sempre di cercare di aiutarci
aiutarci per la chiesa di Porto Salvo, per questo progetto delle statue, proponendo quello che noi facciamo, che sono le marmellate appunto. Grazie a tutti e veramente grazie a coloro che si stanno occupando anche di questo. Abbiamo i nostri microfoni Vincenzo, ciao Vincenzo. Ciao, buongiorno. Proveniente da? Montecorvino Pugliano, provincia di Salerno. Allora, noi vediamo vari prodotti che adesso ci spiegherai in breve, dal vino, dall'olio, vedo delle noci. Io sono un produttore per lo più di olio extravergine di oliva e inoltre produco vini IGP dei Colli Salernitani, sono Aglianico, Rosa di Aglianico e Falanghina. Inoltre sono produttore della nocciola del Giffoni IGP con la trasformazione in nocciole tostate e diversi prodotti alle nocciole. Il nostro olio è un olio molto fruttato e dà sapore molto deciso. Tra i vari prodotti molto caratteristici sono i tartufi e abbiamo Noemi. Ciao Noemi, ci parli un po' di questi tartufi che siamo molto molto curiosi. Salve, buongiorno a tutti. L'azienda è Stagioni Picentine, si trova nel cuore del Parco Regionale dei Monti Picentini, precisamente a Montecorvino Rovella. Noi trasformiamo tartufi, siamo raccoglitori di tartufi. Qui abbiamo il burro con tartufo bianco e bianchetto, tartufo macinato in olio extravergine d'oliva, tartufo a fette sempre in olio extravergine d'oliva, di nostra produzione anche l'olio, sale con tartufo essiccato, poi da un mastro pastaio ci facciamo fare una pasta con il tartufo nevestivo che è di nostra produzione. Il tartufo è diventato da poco, è stato candidato a diventare patrimonio dell'UNESCO, non tanto il tartufo in sé, ma la cavatura e la cerca del tartufo, quindi è molto importante. La Campania ha un potenziale enorme, è una delle regioni che più produce tartufo, soprattutto nero. Le potenzialità ci sono, dobbiamo valorizzarlo e promuoverlo meglio. Allora, alla conclusione di questa giornata Slow Food qua a Castellammare di Stabia, chiudiamo con una stabiese doc, Marianna. Ciao Marianna. Ciao Ciccio, piacere. Sì, noi ci troviamo sulla reggia di Cuisisana, che è la collina in collina su Castellammare di Stabia, famosa perché era una delle residenze estive del Regno Borbonico. E la mia famiglia sta lì più o meno da 200 anni perché faceva parte della masseria del re, quindi si è sempre fatta agricoltura. Ancora ad oggi ci autoriproduciamo ancora il seme che era di mio nonno Carmine, che è la lampadina. Ha una classica forma a lampadina. Nel terreno che coltivo, tutto quello che ho cerco di valorizzarlo, quindi ad esempio quest'anno abbiamo avuto molte zucche, le ho trasformate e ci ho fatto la crema di zucca. Poi c'è un'annata dove abbiamo più arance, più limoni o mandarini, allora ho trasformato e le ho fatti in liquore di mandarini, le marmellate. Poi abbiamo anche il miele, che c'è un mio amico che è apicoltore, ci viene a mettere le casse di arnie, perché nel contempo a me mi danno l'impollinazione alle piante, quindi un'agricoltura molto biologica, e poi ci ricaviamo anche un po' di miele.